Accenti civici, etici e culturali della gens patavina e degli edifici in cui nacque la cultura e la tradizione di questa città. Adesso andiamo a Padova, al Museo Civico agli Eremitani, dove fino al 4 novembre in alcune sale è allestita una retrospettiva di uno dei maestri più grandi a cui il capoluogo euganeo abbia dato i natali, Fulvio Pendini. Una città avvolta dal blu irreale della notte, ombre che si intersecano lungo i viali annidandosi sotto i portici. Una luna piena rischiara alcuni vicoli, evidenziando il profilo ben noto della Basilica di Sant'Antonio. È la Padova di Fulvio Pendini, una città scandita dai colori, dai solchi neri e decisi del pennello di un artista unico nel panorama culturale italiano. Importante figura di riferimento per la comunità degli artisti padovani del secolo scorso, Fulvio Pendini fu tra i fondatori dei gruppi Il Bastione e Il Coccodrillo, nonché animatore e segretario della mostra Triveneta d'Arte nei difficili anni del periodo post-bellico. Proprio a lui, indimenticato maestro decorativo, il cantore di una Padova che gli legge attraverso le lenti della tradizione giottesca e donatelliana, la città del Santo ha dedicato una retrospettiva allestita presso i musei civici agli Eremitani e visitabile fino al 4 novembre 2007, che ne ripercorre l'intera parabola artistica. Organizzata dal Comune di Padova, assessorato ai musei, politiche culturali, curata da Davide Banzato, Virginia Baraden e Franca Pellegrini, l'esposizione presenta oltre 100 opere che illustrano il percorso di Pendini, mettendone in luce le varie inclinazioni, liriche e sperimentali. Nell'omaggio che Padova dedica al suo maestro ritroviamo olii di diverse dimensioni, illustrazioni e pannelli decorativi realizzati sia per privati sia per pubbliche istituzioni. Protagonisti di volta in volta, suggestivi scenari cittadini, veneti ma anche toscani, romagnoli, spagnoli, algerini, nature morte, paesaggi ma anche figure post-cubiste e natività. Accanto a queste, la ben nota attività di decoratore, sue le facciate interne ed esterne del Palazzo del Bo e di vari angoli più o meno sconosciuti della città, oltre alla vasta produzione a soggetto sacro disseminata nelle chiese dell'area patavina. Ad accogliere il visitatore una piccola sorpresa, un allestimento con mobili e oggetti originali appartenuti all'artista, quasi la riproduzione del suo studio che ci invita ad entrare nel suo nido, ansioso di farci conoscere la sua opera. L'artista padovano, scomparso a metà degli anni 70, ha attraversato buona parte del secolo scorso vivendo nelle correnti artistiche più esaltanti e immergendosi con passione nella eredità pittorica medievale patavina per sposarla con le scuole più ardite della sua contemporaneità. Sensibilissimo alle ondate delle pulsioni sociali, Fulvio Pendini ha partecipato alle mostre sindacali interprovinciali di Capesaro, invitato a 6 edizioni della Biennale dal 1940 al 1954 e alle Biennali d'arte triveneta degli anni 50 e 60. Nel periodo tra le due guerre, Pendini svolse la sua attività appartato nell'ombra della provincia, per portare avanti una personale ricerca ben diversa e lontana dall'avanguardia futurista la cui vena stava ormai esaurendosi. Severini, Morandi, Picasso, Klee. Nelle sue opere affiorano echi di importanti incontri, personalizzati sulla tela dal proprio originale temperamento artistico. Nella retrospettiva del Museo degli Eremitani troviamo un Pendini concentrato, come sempre del resto, sulla resa d'ambienti popolari e su una rappresentazione stilizzata, di indubbia matrice medievale, di Padova e di altre città italiane e straniere. Quello che colpisce di più sono le grandi tele, dove si possono riconoscere qua e là il mercato di Torreglia, una piazza trevigiana, scene goliardiche dalla festa delle matricole o più intime e sacre, come nella processione del Santo. Scrupoloso e affettuoso, indagatore della vita quotidiana cittadina, il pennello di Pendini ferma l'irrequietezza gioiosa dei bimbi tra le giostre del Prato della Valle, ferma la notte sopra i tetti della città, cristallizza la vitalità delle regate sul Piave e dei fantini alle Padovanelle. Personaggi formicolanti nelle strade di periferia, microstorie sotterranee che si intuiscono dietro ai volti rassegnati o ai paesaggi concilianti, ma sullo sfondo rimane mite e vitale assieme la città, che con la sua presenza preme sulle pareti della storia con la S maiuscola.
La tavolozza multiforme della sua ispirazione assume gli accenti di un realismo magico e sognante, in cui luoghi e persone sono fissati sulla tela con i loro tratti essenziali, quasi come una fiaba dipinta. Il cromatismo, le linee, i diversi piani d'osservazione campeggiano dominanti nelle tele di Pendini, ma quel che rimane ricorrente nella sua pittura e ne costituisce la cifra stilistica è la semplicità, il carattere grafico di ogni suo segno, che è alla base della sua pittura e la rende immediata e comprensibile a tutti. Cantore dell'epicità sociale è stato definito più volte Fulvio Pendini, un complimento complesso. Se trovate il tempo di immergervi in queste sale, ne capirete la semplicità, perché oltre che una passeggiata fianco a fianco all'arte, questa mostra è un ritrovarsi e un ritrovare Padova che, come nelle opere dell'artista, resta da sempre sospesa fra l'eterno mito della classicità e il moderno che avanza.